Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego quali sono i fattori di rischio dell'angina pectoris instabile. L'angina pectoris instabile è una condizione in cui si verificano sintomi di angina, dolore o disagio al petto, in modo più grave, più frequente o in situazioni diverse da quelle in cui di solito si verificano. Questa condizione è considerata una forma più grave di angina stabile ed è spesso un segnale di avvertimento di un possibile infarto. I fattori di rischio dell'angina pectoris instabile includono malattie cardiovascolari preesistenti, avere una storia di malattie cardiovascolari, come cardiopatia ischemica, angina stabile o precedenti infarti miocardici, aumenta il rischio di sviluppare angina pectoris instabile. Diabete. Le persone con diabete mellito hanno un rischio maggiore di sviluppare malattie cardiovascolari, tra cui l'angina pectoris instabile. Ipertensione. L'ipertensione arteriosa, pressione sanguigna elevata, è un fattore di rischio significativo per le malattie cardiache e l'angina instabile. Iperlipidemia. Avere livelli elevati di colesterolo LDL, colesterolo cattivo, o bassi livelli di colesterolo HDL, colesterolo buono, può aumentare il rischio di formazione di placca nelle arterie coronarie, contribuendo così all'angina pectoris instabile. Fumo. Il fumo di tabacco è un fattore di rischio noto per le malattie cardiovascolari, inclusa l'angina instabile. Età avanzata. L'età è un fattore di rischio non modificabile, poiché il rischio di sviluppare angina pectoris aumenta con l'avanzare dell'età. Sesso maschile. Gli uomini hanno un rischio leggermente maggiore di sviluppare angina pectoris rispetto alle donne. Tuttavia, il rischio delle donne aumenta dopo la menopausa. Storia familiare. Avere una storia familiare di malattie cardiovascolari può aumentare il rischio di sviluppare angina pectoris instabile. Obesità. L'obesità è associata a un aumento del rischio di malattie cardiache e può contribuire all'angina pectoris instabile. Stile di vita sedentario. La mancanza di attività fisica regolare è un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari e può aumentare il rischio di angina pectoris instabile. Stress. Il livello di stress può influenzare la salute del cuore, e situazioni di stress cronico possono aumentare il rischio di angina pectoris instabile. Condizioni mediche concomitanti. Altre condizioni mediche, come l'ipotiroidismo non trattato o l'insufficienza renale cronica, possono aumentare il rischio di angina pectoris instabile. È importante notare che questi fattori di rischio possono variare da persona a persona, e l'angina pectoris instabile può svilupparsi anche in individui senza fattori di rischio noti. La gestione dei fattori di rischio modificabili, come il controllo della pressione sanguigna, il controllo del diabete, la cessazione del fumo e l'adozione di uno stile di vita sano, è fondamentale per ridurre il rischio di angina pectoris instabile e altre malattie cardiovascolari. Se si hanno fattori di rischio significativi o sintomi sospetti, è essenziale consultare un medico per una valutazione completa e una pianificazione della gestione del rischio. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile, alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.